Benvenuti a questo primo appuntamento di un nuovo contenitore informativo che farà parte appunto del palinsesto di Arezzo TV. Il titolo lo avete già visto e si chiama appunto Conto su di te. Abbiamo provato un po' a giocare su queste parole, su questi simboli, quindi conto nel senso proprio di contare, di affidarsi e su di te avete visto sulla E, insomma il simbolo dell'euro, perché adesso la regia vi farà vedere il motivo, appunto è un contenitore informativo in collaborazione con UBI Banca. Io sono in compagnia del dottor Luca Scarsellati che darà il via, insomma, a questa nuova avventura televisiva che ha proprio lo scopo, no, di portare delle pillole informative ai nostri cittadini. Perché? Perché sicuramente quando, insomma, si parla dei nostri risparmi, dei nostri investimenti, insomma, di quello che poi davvero fa parte della nostra vita, è sempre bene, insomma, essere molto ben informati. Ecco, il primo argomento di questo contenitore riguarda proprio, insomma, i nostri giovani, i nostri ragazzi. Questa giornata di educazione finanziaria che, insomma, si svolge ormai da diverso tempo nel nostro territorio e che davvero prende per mano un po', se così possiamo dire, i nostri ragazzi, i nostri studenti, facendogli vedere anche con degli esempi pratici, anche molto comprensibili, insomma, come gestire le proprie finanze, anche se ancora hanno un'età in cui, diciamo, si possono permettere di, come dire, di farci pensare i genitori o chi per loro, però è bene iniziare fin da piccoli. Quindi, ecco, perché questa scelta intanto? Ma innanzitutto abbiamo fatto un'esperienza simile l'anno scorso, è stata un'esperienza di grandissimo successo e quindi con il contributo di UBI Comunità e di FEDUF, che appunto organizza questi eventi insieme a noi in tutta Italia, abbiamo ritenuto opportuno ripetere questa esperienza quest'anno alla Sala Merci e devo dire che è stato anche quest'anno un grande successo, ha avuto la presenza di circa 250 ragazzi. La finalità è quella di creare consapevolezza nella gestione del denaro, creare in qualche modo la cultura perché avere una cultura finanziaria stabilizza in qualche modo anche le prospettive economiche e sociali per tutto il territorio nazionale, quindi per i ragazzi, ma in qualche modo anche per tutta la collettività. Non è soltanto legata agli investimenti, ma anche in qualche modo a un uso razionale, alle scelte razionali che si possono fare per quanto riguarda appunto il denaro, che può essere una merce sicuramente utile, ma anche molto pericolosa. Quindi scelte sì per quanto riguarda l'ambito degli investimenti, ma anche in qualche modo scegliere o no i livelli di indebitamento, come in qualche modo approcciarsi al debito. Questo è un grosso problema, i livelli di la difficoltà di molte società sono quelli legati in qualche modo ai processi di sovraindebitamento. Quindi la volontà è quella di creare consapevolezza affinché le scelte nei ragazzi possano essere veramente le scelte più razionali, concrete e meno istintive possibili. Questo è quello che un po' ci racconta anche il primo contributo che andremo a sentire. Perché? Perché sostanzialmente è un po' cambiato anche il modo di maneggiare il denaro, diciamocelo. Insomma, adesso ovviamente è diventato quasi tutto virtuale, no? È diventato un simbolo in un display piuttosto che nello schermo di un PC. E quindi questa percezione così diversa del denaro appunto può insomma far incorrere in qualche errore. Sentiamo da questo primo contributo video appunto il perché di questa scelta di UbiBanca e come insomma gli studenti saranno un po' presi per mano. Eccoci, si parla di educazione finanziaria con i più giovani. Quali sono le conoscenze dei ragazzi e quali sono, insomma, le competenze? Allora, per fortuna ci stupiamo girando l'Italia con tutte queste attività e interagendo con loro. Dico solo che nell'ultimo anno ne abbiamo incontrati più di 16.000 con tantissimi eventi in 25 province a livello italiano. Ci stupisce molto vedere come abbiano sicuramente evoluto le competenze in ambito di transazioni di monetica collegate agli smartphone, agli iPad e a tutto quello che sono gli strumenti di acquisto in remoto. Ma manca ancora quella consapevolezza che riguarda magari la pianificazione di medio e lungo periodo, riguarda l'ambito previdenziale, riguarda anche la capacità magari di saper mettere in connessione le entrate con le uscite. Quindi questi elementi a livello finanziario sono fondamentali anche pensando a un futuro inserimento lavorativo. Quindi con questi percorsi formativi e anche con supporti digitali cerchiamo di stimolarli e approfondire questi temi. Ma
Si sa come spendere e un po' meno come risparmiare? Probabilmente sì, facendo sintesi probabilmente questa è una delle evidenze che emerge incontrandoli, quindi anche l'evoluzione digitale agevola come effettuare le spese ma meno la sensibilità a risparmiare. Ricordiamo che magari i nostri genitori, i nostri nonni hanno imparato a risparmiare col salvadanaio di metallo mettendo le monetine, oggi la moneta è più virtuale quindi è anche più difficoltoso avvicinarli a questi elementi di risparmio. Ecco, abbiamo già un po', insomma, siamo stati un po' introdotti in questo mondo, tra l'altro abbiamo capito, insomma, che i nostri ragazzi sicuramente hanno molta manualità appunto con i dispositivi digitali, quindi lo smartphone, il tablet, il PC. Ecco, quello che gli dobbiamo proprio insegnare è appunto, come ci ricordava questo contributo filmato, il dare l'avere, no? Nel senso, quello che ho e quello che posso spendere, insomma, fa una grande differenza. Scelte consapevoli di risparmio sono chiaramente alla base per un popolo che in qualche modo ha fondato gran parte delle sue caratteristiche appunto peculiari proprio sul risparmio e quindi che di fatto in qualche modo rafforzano proprio i fondamentali della nazione, ma anche scelte consapevoli per quanto riguarda il debito, come ripeto, c'è una situazione potenzialmente più pericolosa rispetto al passato. Prima si gestiva materialmente il denaro, oggi in qualche modo con la plastica, quindi con la moneta virtuale, è molto più facile, molto più semplice. Compro un telefonino e in qualche modo porto a casa soltanto un contratto, ma poi le rate bisogna in qualche modo pagarle. I rischi di sovraindebitamento sono effettivamente molto molto pericolosi. C'è meno percezione quindi anche di quello che si va a scegliere e come lo si sceglie? Diciamo c'è un martellamento quotidiano da parte dei media, no? Che ci invogliano in qualche modo a spendere, noi dobbiamo essere molto bravi ad educare questi ragazzi affinché, ripeto, acquisiscano queste consapevolezze, questa cultura e questa padronanza che la gestione del denaro è sicuramente una cosa straordinariamente importante, se fatta bene in qualche modo agevola la vita, se fatta male può diventare molto pericolosa. Ecco, allora con il prossimo contributo filmato cercheremo di capire, in questo caso ancora con un esempio pratico, tra l'altro in una scelta un po' di vita personale, se sposarsi o se non sposarsi, ecco come ovviamente il protagonista di questo esempio, che insomma sarà sicuramente di fantasia, facendo proprio una lista sui pro e i contro, insomma, si va poi a fare una scelta. Ecco, c'è una bella distinzione nel prossimo contributo tra quello che è appunto l'istinto e la ragione. Quindi, ecco, il vostro intervento è stato anche proprio su questo tema, visto che comunque in questo caso parlavate ad una platea di giovanissimi, no? Quindi chiaro che il nostro intervento è molto finalizzato ad indirizzarli verso la ragione. Ecco. Perché evidentemente prima di fare qualsiasi tipo di scelta bisogna essere molto, innanzitutto bisogna conoscere le cose che si vanno a fare, valutarne i pro e i contro, valutare con grande attenzione ciò che comporta qualsiasi tipo di scelta e quindi è ovvio che il nostro approccio, a differenza di quello che è stato poi in qualche modo raccontato anche, no a differenza, ma in qualche modo a rafforzare quello che è stato raccontato durante la giornata, è molto finalizzato in qualche modo a incentivare un ragionamento concreto, veramente pragmatico in qualsiasi scelta che si fa. Lo sentiamo anche da questo prossimo contributo filmato. Quando decidiamo, noi pensiamo di farlo razionalmente, quindi che cos'è meglio, questo. In realtà spesso lo facciamo istintivamente. Quando Charles Darwin dovette decidere se sposarsi o no, su un foglio di carta che è arrivato fino a noi scrisse mi sposo e sotto quella colonna i pro e i contro. Poi la colonna del non mi sposo e sotto quella colonna i pro e i contro. Vide che razionalmente conveniva non sposarsi perché la differenza tra pro e contro era maggiormente a favore dei pro nella colonna del non sposarsi e alla fine che fece? Si sposò. Questo è interessante perché è un bel simbolo di razionalità come Charles Darwin. Provò a valutare razionalmente una cosa che alla fine decise irrazionalmente, distinto. Quindi in ambito finanziario cosa dobbiamo fare? Comunque cosa consiglia di fare a questi ragazzi? Beh, in ambito finanziario, ad esempio, quando dobbiamo movimentare i nostri soldi c'è sempre una cosa più o meno razionale da fare. Poi però bisogna avere a che fare anche con gli istinti. È difficile prendere i soldi e spostarli. Perché abbiamo paura del rimorso. Cos'è il rimorso? Come funziona? Che cos'è il rimpianto? Come funziona? Fa più paura il rimorso di aver fatto un cattivo investimento o il rimpianto di non averlo fatto? Queste cose anche sono da conoscere, oltre a sapere razionalmente, no? Come è meglio investire i propri soldi. È importante anche avere delle nozioni base.
Le nozioni di base sono ovviamente fondamentali, perché se no non puoi neanche provare a valutare razionalmente una decisione. Quindi non dico di essere esperti di finanza, ma tutti dovremmo conoscere quelle quattro cose: cosa vuol dire diversificare, che cos'è l'inflazione e che impatto ha sul nostro risparmio, e come si calcola e che cos'è l'interesse composto, cose di questo tipo. E detto questo, è altrettanto importante conoscersi oltre che conoscere. E allora chiuderemo questo nostro primo incontro appunto informativo sul mondo finanziario con una bella intervista di una studentessa che sentiremo tra qualche minuto. Ecco, qual è, diciamo, il ruolo di UBI nel portare proprio questi contenuti al mondo della scuola? Volendo dar seguito appunto a questa giornata di formazione con FEDUF, siamo disponibili proprio in collaborazione con FEDUF ad entrare proprio nelle scuole, quindi a dare veramente una concretezza nel messaggio che vogliamo in qualche modo apportare. I vari insegnanti delle varie scuole, dei vari istituti possono in qualche modo andare sul sito di FEDUF, acquisire in qualche modo quelli che sono i programmi che vengono appunto sviluppati da personale estremamente qualificato. Tutto questo in collaborazione con UBI Banca potrà portare i nostri addetti, i nostri colleghi direttamente nelle classi, affinché si possa veramente dare un taglio concreto, operativo a quello che abbiamo già in qualche modo enunciato nel corso della mattinata. Quindi non un evento spot, seppur bello e piacevole, ma un percorso un po' più costruito. Il nostro auspicio è quello proprio di allargare, veramente di penetrare il più possibile all'interno delle scuole, e questa è la finalità specifica. Ripeto, basta consultare il sito di FEDUF, scaricare i programmi formativi, e noi saremmo veramente ben contenti di entrare veramente nelle classi per cercare di supportare questi ragazzi veramente a questa consapevolezza nelle scelte. Allora, ci sentiamo questa studentessa che la cui intervista noi l'abbiamo raccolta proprio il giorno di questa educazione finanziaria all'interno della Borsa Merci di Arezzo. Ringraziamo però prima il dottor Luca Scassellati per aver inaugurato con noi questo bello interessante contenuto informativo. Ovviamente, per quanto riguarda Conto su di te, ci vediamo alla prossima puntata, e chiudiamo con le parole di questa studentessa che, insomma, ci racconta come riesce a gestire, diciamo, quella che è un po' la sua paghetta settimanale. Un po' ci racconta questo nella sua intervista. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata. Grazie. Pensi di spendere in modo consapevole? Io penso di stare ancora imparando, anche perché sono, diciamo, nell'età in cui magari i miei genitori iniziano a darmi più autonomia, e quindi diciamo che mi stanno educando a utilizzare in maniera più consapevole i soldi, con una certa autonomia al mese. E per quanto riguarda il futuro, ancora non sto risparmiando di mia, diciamo, volontà, però ci pensano i miei genitori, insomma. In che modo lo usi in maniera consapevole? Hai un tot mensile che cerchi? Sì, ho una certa cifra mensile e cerco di gestirla in maniera, diciamo, più responsabile possibile. Per esempio, gestisco le spese del sabato sera, o magari anche i quaderni di scuola, il materiale che mi serve lo compro con i miei soldi. Se devo fare un viaggio, andare a trovare qualche amico, mio fratello che studia a Milano, mi pago io il biglietto del treno, e quindi sì, in questo senso risparmio in vista di spese che sono più necessarie.